Di colpo un interno buio e cupo, come se la luce venisse da un solo riflettore invisibile, oppure da un finestrone alto. Un uomo vecchio, seduto ad una sedia di spalle. Ha i capelli bianchi, ma si immagina che sia alto e diritto. Per tutto il tempo della deposizione, l'obiettivo gli girerà intorno lentamente finché, a conclusione di questa ellissi, anche la deposizione sarà terminata. Su questa immagine, una voce impersonale e quasi metallica. Deposizione dell'avvocato. Emanuele Crupi, imputato di 12 omicidi volontari dinanzi alla Corte di Assise. Emanuele Crupi, 72enne, laureato in legge, professione agricoltore. Sì, signore. Secondo gli atti, voi siete proprietario di alcuni appartamenti, di macchine agricole e circa 300 ettari di terra, situati in fondo alla valle del Busambra. Ci sono errori di valutazione? No, signore. Esatto. Esiste un progetto pubblico per la costruzione di una diga a monte del Busambra per raccogliere le acque della vallata e irrigare 10.000 ettari di terra. Lei ha avuto conoscenza di questo progetto? Sì, signore. Io ne ero a conoscenza ed ero contrario. La diga avrebbe provocato l'allagamento di gran parte della vallata e distrutto quasi tutti i giardini di agrumi. I suoi giardini? Anche i miei giardini. E cosa ha fatto allora? Ho manifestato la mia opposizione. Semplicemente. E che altro potevo fare? Il progetto della diga però è fallito. Il sindacalista Alicata, che si batteva per realizzarla, è stato ucciso. Venero Alicata era un giovane appassionato. Sapeva esattamente quello che voleva. Era un figlio di contadini e lottava per i contadini. Aveva un solo difetto. Non capiva che la sola passione non basta nella vita. E cos'altro ci vuole? Beh, ci vuole la prudenza, il rispetto degli altri. Ci vuole pazienza e saggezza. Lei, eccellenza, me lo insegna, perché queste debbono essere anche le virtù del suo ufficio. Lei è accusato di aver fatto uccidere Venero Alicata. Sì, signore. Io sono imputato di 12 omicidi, associazione a delinquere e corruzione. Tuttavia non ho commesso alcuno di questi delitti. L'imputato Luciano Verzì ha confessato di aver ucciso il sindacalista Alicata dietro vostro mandato. Ma io non conosco nemmeno questo uomo. Tuttavia in quest'aula ha detto di aver confessato per sottrarsi alle torture. Ah, voi siete stato torturato durante gli interrogatori? No, signore, mai. E infatti non ho confessato. Io sono vecchio, non avrebbero osato. Voi dunque non conoscete l'imputato Verzì. Mai visto prima d'ora. Tuttavia egli ha detto che per vostra raccomandazione poté conseguire la licenza di scuola media nonostante fosse analfabeta e avere perciò un posto di bidello. Ma questo può essere. Io ho fatto migliaia di raccomandazioni alla povera gente. Sì e no, ricordo però una decina di nomi. L'imputato Verzì ha detto anche di essere venuto a casa sua per ottenere la tessera del partito. Ma dopo la vittoria alle elezioni ci furono 3.000 domande di iscrizione al partito. Può darsi che quell'uomo sia venuto a casa mia. Ma centinaia si rivolgevano a me erroneamente. E che significa erroneamente? Nel senso che io non rivestivo alcuna carica ufficiale. Non mi sono mai presentato candidato ad alcuna elezione. Non avete alcun potere politico, tuttavia eravate in condizione di fare ottenere la licenza di scuola media agli analfabeti, la tessera del partito, i contributi agricoli, le assunzioni, lo riconosco. Ma se fare raccomandazioni può essere un reato, dovrebbe mettere in galera mezza Italia. Non funzionerebbe più niente. Non avevate alcun potere politico, ma avete fatto fallire la costruzione di una diga che avrebbe dato lavoro a migliaia di famiglie. È detto nei verbali che potevate manovrare a piacimento gli avvenimenti politici della vostra provincia. Ma questa è un'esagerazione. Tuttavia mi onoro dell'amicizia di persone che a loro volta
possono giustamente influire sulla vita politica. Qualcuno deve pure influire nell'interesse dei cittadini, altrimenti non è più politica. Potevate manovrare 30.000 voti nel vostro territorio, ma io non so se fossero 30 o 30.000, ma ho beneficiato molte persone nella mia vita. Chiunque viene a chiedermi qualcosa, io non gli so dire di no. E questo è il mio difetto, ho un animo puttana. Nemmeno questo però è un reato. Signor procuratore, io ho detto che non conoscevo nessuno di quelle persone che sono state uccise. Che c'entra tutto il resto? Pensate veramente che tutto il resto non c'entri? Eccellenza, io penso di no. Certo, se quei 12 uomini sono stati uccisi, vuol dire che ci doveva essere una ragione per ucciderli. Non accade mai niente per niente. Chi ha detto che tutte le persone esistenti abbiano veramente il diritto di continuare ad esistere? Ha palesato un grande disprezzo per la vita degli altri. Siete seduti in mezzo a un branco di assassini e tuttavia parlate come se la vostra maniera di vivere fosse veramente giustificata da un ideale. Ideale? Una parola che non significa niente. Ognuno è suo, signor procuratore. Se fossi al posto vostro, con quella toga sulle spalle, io lotterei contro di lei esattamente come lei sta facendo contro di me e contro questi uomini. Questi uomini sono assassini, dimostrate di avere benevolenza verso di loro. Io non ho benevolenza, ma nemmeno paura o disprezzo. Sono esseri umani, non sono peggiori degli altri. L'obiettivo ora è ora piantato contro i suoi occhi. Per l'ultima frase, come se egli realmente guardasse immobile gli occhi del procuratore. Signor procuratore, ma non lo vede quello che accade fuori? Voglio dire, l'organizzazione della nostra società. Ci sono i fortunati, i maliziosi, i corrotti, e viceversa. Ci sono gli indifesi, gli stupidi, gli deboli. Allora bisogna assolvere gli assassini. Non sia mai. Voglio dire che ci sono due maniere per uccidere un essere umano. Ci sono coloro che uccidono un essere umano giorno per giorno. Gli negano il lavoro, la scuola per i figli. Gli levano il rispetto umano, l'onore, il piacere di campare. Gli fanno pignorare la casa. Lo fanno bocciare i concorsi. Gli fanno chiedere perdono e pietà, lo fanno votare per un partito che nemmeno conosce, per candidati che disprezza. Gli fanno dire sì signore, no signore, a comando, e gli levano la coscienza, gli levano la dignità di essere uomini, che è peggio di essere morti. E io mi ribello contro tutto questo, perché ridurre così un uomo è 100 volte peggio di ucciderlo. Perché allora dovrei avere paura o ribrezzo di questi uomini che voi accusate di assassinio? Essi, se è vero quello che voi dite, hanno ucciso uomini che erano loro nemici, gli hanno tolto la vita, che è una cosa che non ci appartiene e si deve perdere, ma gli hanno lasciato fino all'ultimo la dignità, la soddisfazione di essere uomo.